Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono a vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Detto questo soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo là, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti il tuo dito qui e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila dal mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che pur non avendo visto hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Allora, oggi commentiamo il Vangelo di Giovanni che ci racconta il famoso episodio di Tommaso che, non stando tra i discepoli durante la prima rivelazione di Cristo risorto, quando poi i suoi amici gli raccontano che hanno visto il Signore, Tommaso non ci crede. È un classico esempio di come la Bibbia non è fatta solo di verità, ma è fatta anche di dubbi. E il dubbio di Tommaso è il dubbio di ciascuno di noi. Tommaso non crede non perché non si fidi tanto dei suoi amici, ma non crede perché ha una sua fede ancora fragile e allora ha bisogno di mettere alla prova la propria fede attraverso un'esperienza nuova. Ed è straordinario vedere come i primi a rimanere interdetti di fronte al dubbio di Tommaso siano proprio i suoi amici discepoli. Ebbene, poi quando Gesù riappare di nuovo a Tommaso, Tommaso ha l'opportunità che gli altri non hanno avuto, quella di mettere le mani nelle ferite di Cristo risorto. Che strano. Chi ha creduto prima non ha questo privilegio, chi è passato del dubbio ha un privilegio che gli altri non hanno avuto. Questo significa che la fede non è esente da dubbi. Noi molte volte pensiamo che credere significa non avere più dubbi. Ebbene, i dubbi a volte aiutano a crescere. Anche Gesù sulla croce ha avuto, diciamo, una specie di dubbio. Si chiama quello che i greci chiamavano la skepsi, cioè il bisogno di capire quello che stai vivendo. Ecco, Gesù ha avuto il suo dubbio, se il Padre lo avesse abbandonato o meno. E poi Gesù ha vinto il dubbio. Sulla croce Gesù vince tutti i dubbi, anche il dubbio di Tommaso. Ed è per questo che quando Gesù appare a Tommaso, dice: «Metti le mani qui», cioè lo riporta alla passione, perché la risurrezione senza la passione sembra una sorta di verità senza il dubbio. Invece, Tommaso ha la possibilità di mettere insieme i due eventi, la passione, le ferite di Cristo risorto e la risurrezione e la novità. E poi stupisce la professione di fede. Questo Vangelo è straordinario perché capovolge i ruoli. Non troviamo questa professione di fede sulla bocca dei discepoli, ma sulla bocca di Tommaso. L'incredulo diventa credente. E fa la professione di fede più completa: «Mio Signore e mio Dio». È un atto di contemplazione, è un atto di riconoscenza di quel che quell'uomo, Gesù di Nazareth, non è più solo uomo, ma è Dio.
poi c'è un altro passaggio interessante. Gesù non è un fantasma. Questo i Vangeli sentono la necessità di dirlo perché nei primi tempi storici di Gesù si pensava che la risurrezione fosse stato un fatto inventato dai discepoli per rendere divino ciò che era soltanto umano. E invece i Vangeli ci fanno capire che quello che Tommaso tocca è un corpo. Quindi Gesù non è un fantasma, significa che Gesù, Dio, non è un'invenzione dell'uomo, come hanno detto spesso molti filosofi. Oddio, molte volte ci sono delle forme di religiosità o di fede che inventano o reinventano Dio. No, Dio non è un fantasma, nel senso che non è la fede che inventa Dio, ma è Dio storico, fatto di carne, che suscita la fede. Allora questo Vangelo è molto attuale, perché noi crediamo senza aver visto, però noi crediamo perché non vediamo con gli occhi della fisicità umana, ma vediamo con gli occhi della spiritualità, perché la fede nasce da un incontro. Allora nessuno può avere fede se non incontra Cristo risorto, se non mette le mani nel costato. Perché un altro significato è che Gesù ci ricorda che dobbiamo passare attraverso la passione e il dolore fatto per amore. E solo all'interno di questa esperienza la risurrezione diventa annuncio di novità, annuncio di un'umanità nuova. E Cristo risorto con le ferite trasfigurate è il simbolo di questa umanità nuova. Allora la fede è credere in Dio per cambiare la propria umanità.